Benvenuta Ministra Dadone, la vogliamo omaggiare con una foto che lei postò l'8 marzo scorso e che divenne virale, lei con i piedi sulla scrivania ministeriale in cui sfoggiava le scarpette rosse. Il governo di cui che sostenne varò il codice rosso per agevolare le denunce di violenze contro le donne e garantire loro un percorso privilegiato nelle procure. Oggi si parla di un nuovo pacchetto di provvedimenti. Significa che alla fine il bollino rosso non è stato efficace? Ma buongiorno innanzitutto, grazie dell'invito. Più che altro non è che non sia stato efficace, è che sono necessari ulteriori interventi per riuscire a fare fronte a quelle che sono state le problematiche nell'attuazione pratica. Penso in primis al fatto che ci sia un costante violazione del divieto di allontanamento da parte delle persone che hanno un provvedimento di un certo tipo e continuano insistentemente ad avvicinarsi alle persone vittime e a compiere i reati che portano avanti e che in una giornata come questa continuano ad avere dei segni su tutti noi, per cui è importante riuscire ad intervenire per limitare i danni. Certo, 109 donne uccise nell'ultimo anno sono un numero davvero inaccettabile. La sua collega Luciana Lamorgese appunto ha annunciato un nuovo pacchetto di norme concordato con numerose ministre, ha citato Cartabia, ha citato Gelmini, ha citato Bonetti, ha citato Carfagna, non ha citato lei, perché è stata esclusa? No, non è una questione di esclusione, figuriamoci. Si tratta semplicemente di un pacchetto al quale stanno lavorando, diciamo, i ministeri principalmente interessati, che sono la Bonetti, il Ministero chiaramente della Famiglia, quindi pari opportunità, il Ministero della Giustizia all'interno, il Ministero del Sud per quel che riguarda invece l'utilizzo dei beni confiscati che possono essere utilizzati in termini, di centri antiviolenza, o comunque di restituzione alla collettività di ciò che viene privato dalla criminalità organizzata. Quindi non è assolutamente una questione di esclusione, anzi stamattina ho sentito il ministro Bonetti proprio nell'ottica invece delle progettualità che potremmo portare avanti sul fronte della formazione, utilizzando anche i ragazzi del servizio civile universale, che certo, sul fronte della formazione del supporto anche ai centri antiviolenza, soprattutto con attenzione ai giovani, e quindi questo fenomeno verso le giovani generazioni possa essere una parte importante della progettualità. Ministro, voglio venire proprio ai temi che la riguardano da vicino, perché non esiste soltanto la violenza fisica, esiste anche una forma di violenza altrettanto fastidiose, altrettanto dolorose, che spesso passano dal web. Mi riferisco al fenomeno del revenge porn e proprio il rapporto diffuso ieri da il Viminale fotografa una realtà davvero inquietante. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, normalmente fatti da ex partner, è aumentato nell'ultimo anno del 45% e ovviamente le donne sono le vittime. Secondo lei, che conosce da vicino le realtà giovanili della nostra società, come può essere contrastato questo fenomeno? Sicuramente lasci dire anche a me che i dati sono decisamente agghiaccianti e ci fotografano un quadro sul quale riflettere ulteriormente, non solo sull'importanza della norma in termini di revenge porn, che è stata poi approvata pochissimo tempo fa. Di questo dobbiamo ricordarcelo, non tanto noi, ma magari ricordarlo a chi ci segue da casa. Rispetto ai ragazzi sicuramente bisogna investire molto di più in termini di sensibilizzazione, di formazione anche sull'utilizzo a volte della propria immagine. Questi poi sono frangenti personali di rapporti interpersonali che vengono utilizzati in una maniera becera e vergognosa, ma dall'altro lato bisogna insegnare e formare maggiormente all'attenzione dell'utilizzo delle immagini che vengono diffuse e che vengono poi magari ingenuamente, anche perché uno si fida della controparte,
mandate e che vengono utilizzate poi come oggetto di ricatto, insomma, commettendo quello che è un reato davvero odioso e, se mi permette, allora, ministra, di dirlo, anche schifoso. Dobbiamo parlare dell'iniziativa che la vedrà protagonista questo fine settimana, la Conferenza Nazionale sulle Droghe. Prima però, Roberto, hai una domanda da rivolgere alla ministra. Sì, la mia domanda è questa, Francesco. Ministra, buongiorno. Senta, siccome i nostri ragazzi, basta guardarli in giro per strada, in metropolitana, passano la loro giornata quasi dedicando lo sguardo sempre allo schermo del telefonino, ma lo dico non in modo polemico, ma insomma dentro quel device ormai passa la vita di tutti noi, a maggior ragione delle nuove generazioni. Non converrebbe forse prendere atto di tutto questo e lanciare proprio a livello scolastico un innovativo programma di educazione ai device, ma dichiarandolo proprio, perché tanto i ragazzi fanno ricorso a quel device per tutti i mille servizi che da lì vengono, ma diciamo lì si svolge le relazioni familiari, la vita sentimentale, il rapporto con gli amici, le buone e le cattive notizie. Io ho la sensazione che, per quanti sforzi siano stati fatti, nel mondo della scuola ancora non si è caricato, diciamo così, fino in fondo il file educazione all'uso dei device. O sbaglio? In realtà diciamo che a livello normativo in teoria è stato previsto, insieme all'educazione civica ci dovrebbe essere anche la progettualità dell'educazione digitale. È chiaro che non tutto si può solo ed esclusivamente scaricare sulla scuola, che ha una serie di oneri in termini di formazione che sono grandissimi. Credo che però possa essere assolutamente utile, importante e funzionale spingere di più anche i genitori a conoscere gli strumenti digitali per riuscire a capire come rapportarsi con i propri figli, come metterli in guardia dai rischi, e poi sicuramente fare delle campagne che però siano efficaci su quegli strumenti social, anche perché non possiamo pensare di sganciarli completamente dalla realtà dei social, dei cellulari, di quelli che sono strumenti per loro di quotidianità. Quello che però possiamo fare, magari anche utilizzando, io non mi imbarazzo a dirlo, ma degli influencer che per loro rappresentano dei modelli importanti, provare a fare un dialogo in termini di formazione, di informazione, ministra, di allerta su quelli che sono i rischi e i pericoli, perché ci sono lati estremamente positivi, ci sono anche tanti rischi e pericoli, quindi bisogna imparare a conoscere entrambi e metterli sullo stesso piano. Quando fu nominata ministra del gabinetto Draghi fece tanto discutere l'assegnazione a lei della delega sulle tossicodipendenze, lei che da sempre si è detta antiproibizionista. Lei aprirà questo fine settimana a Genova la Conferenza Nazionale sulle Droghe, che manca da 12 anni nel nostro paese. Quale messaggio intende lanciare da quell'assise che tra l'altro vedrà coinvolto un mezzo governo? Innanzitutto tornare a parlarne, perché è una tematica estremamente attuale che coinvolge la vita di moltissime persone. Io l'ho detto anche quando ho depositato la relazione annuale al Parlamento entro il 30 giugno, quindi rispettando quelle che sono le scadenze di legge, del fatto che tutto anche durante la pandemia sia rallentato e si sia fermato, tranne il commercio e il consumo di sostanze stupefacenti. Questo deve portarci a domandare dell'importanza di come si debba tornare a parlare di questi fenomeni importanti. Per me il primo obiettivo già innanzitutto è stato riuscire a convocarla, sedere tutti gli attori al tavolo, quindi sia le comunità, diciamo le rappresentanti del mondo del privato che quelli del pubblico, che per 12 anni non hanno avuto una sede istituzionale all'interno della quale parlare, un rappresentante politico col quale confrontarsi per riuscire a fornire, perché questo è lo scopo della conferenza, una relazione al Parlamento sulla base della quale valutare l'attuazione di quello che è il testo unico del 90 e capire come poi poter intervenire per migliorare una normativa che ha la mia età sostanzialmente. Certo, sindaco, 37 sindaco anni, ministra, mi il perdoni. Testo unico del 90. Vedo che nei nostri schermi vengono proiettate foto che riguardano forse la droga più diffusa tra i giovani, quella che un tempo veniva chiamata droga leggera, cannabis, marijuana. Lei crede che il paese sia pronto ad una sua liberalizzazione, visto che poi la prossima primavera si terrà un referendum che va proprio in quella direzione?
Ma guardi, ciò che, se posso essere onesta, ciò che credo io è poco importante, anche perché avete ricordato bene prima quella che è la mia posizione. Ciò che invece è importante è riuscire a discutere di tutte le problematiche che afferiscono alle dipendenze, anche perché su questo argomento ci si scontra tra proibizionisti e antiproibizionisti, dal mio punto di vista un po' appiattendo il dibattito, perché invece c'è dietro un mondo che è immenso, che ha bisogno di essere ridiscusso. Penso alla questione carceraria, l'impatto sulle carceri, le misure alternative, le prese in carico all'interno del sistema penitenziario. Penso a esperienze come quelle della riduzione del danno che in Europa sono estremamente diffuse, in Italia in alcuni territori sì, in altri meno. Penso al reinserimento sociale, che è un tema enorme su cui forse si dà poca attenzione, perché la stigma che rimane addosso ad una persona è difficile da affrontare. Lei Dopodiché è chiaro che le firme che sono state raccolte col referendum dimostrano che c'è un interesse da parte lei di chi parla sta fuori dei di riduzione della... Forse sono solo i partiti a non esserne pronti. Lei parla di riduzione del danno, una parola che suona come una bestemmia in una delle istituzioni private più celebrate per quel che riguarda il recupero dei tossicodipendenti. Sto pensando a San Patrignano. San Patrignano sarà presente alla conferenza nazionale sulle droghe? Ha partecipato anche ai tavoli tecnici preliminari. Guardate, oggi sto facendo questa difficile diretta da una comunità, dalla comunità Incontri di Amelia, quindi si vede anche un po' la rete che va con difficoltà. E in realtà questi argomenti non è che suonano come bestemmie, sono venuti fuori da una serie di incontri proprio con l'associazione preliminari partiti a giugno. Gli argomenti che hanno sollevato sono questi, ma io ho guardato anche quello che è il contesto europeo, non è che possiamo chiuderci a guardare soltanto ciò che è il nostro punto di vista. Abbiamo individuato i 7 articoli, i 7 argomenti dei tavoli tecnici insieme proprio alle comunità del privato sociale. Le abbiamo sedute a discutere facendo 2 tavoli, diciamo, dal vivo, uno all'interno del carcere di Rebibbia e uno nello stabilimento farmaceutico di Firenze, quello che produce la cannabis ad uso medico, diciamola così, certo. E altri 5 invece che si sono svolti in modalità virtuale, e a Genova si ridiscuterà di questi argomenti, ma con l'obiettivo, guardi, non di imporre tanto il mio punto di vista, quello di una comunità o di un'altra, ma di tornare a discutere di quelle che sono le esigenze delle persone, che poi rimangono sempre sullo sfondo del dibattito politico. Questo dal mio punto di vista è anche un po' demotivante. Allora, noi saremo a Genova e seguiremo i lavori della conferenza e le auguriamo ovviamente buon lavoro. 2 questioni politiche prima di lasciarla. Grazie. Ha visto Silvio Berlusconi ha aperto al reddito di cittadinanza. L'ha stupita? Crede che sia una mossa per conquistare i voti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in vista della sua possibile ascesa al Colle? Ma gliela commento con un sorriso, nel senso che ha stupito anche a me questa sua apertura, però si vede che si è reso conto che è una misura che è servita non tanto al Movimento 5 Stelle, ma è servita alle persone che vivevano sotto la soglia di povertà che è stata individuata in quel momento non certo dal 5 Stelle ma dall'Istat, e che è stata una misura importante che abbiamo voluto portare proprio per sostenere le fasce più deboli. E ricordiamoci che in pandemia è stata fondamentale anche per alimentare la tensione sociale dovuta poi alle conseguenze economiche. Ma guarda, su questo punto, Francesco, io vorrei chiedere al Ministro questo. I gruppi parlamentari dei 5 Stelle sono i più numerosi del Parlamento italiano. In qualche modo la grammatica delle elezioni del Capo dello Stato ci dice che spetta a chi ha i numeri più importanti prendere una qualche iniziativa. Invece io vedo un rischio molto forte, Ministro, per i gruppi parlamentari dei 5 Stelle, cioè alla fine di ritrovarsi a dover sostenere una ipotesi generata in casa da altri. Adesso abbiamo appena citato l'iniziativa di Silvio Berlusconi, ma a parte quella, non crede, Ministro, che proprio perché sono i gruppi più numerosi a un certo punto, non dico oggi, ma insomma magari anche un po' più vicino alla data, toccherà al Movimento 5 Stelle prendere l'iniziativa? Beh, dipende che cosa si intenda per iniziativa. Se l'iniziativa è cominciare a fare un totonomi di tutti i papabili che hanno più di 50 anni in politica per provare a vedere e tastare il terreno rispetto a quelli che potrebbero essere, ma per vedere più che altro le reazioni degli altri partiti,
Io credo che, però questo è un parere personalissimo, che non sia funzionale, e direi che il 5 Stelle non sta prendendo questo tipo di iniziativa per questo motivo, però si sta iniziando a discutere con le altre forze politiche di un profilo che sia all'altezza, adeguato, chiaramente come ci richiede la Costituzione, il momento storico particolarmente delicato, di altissimo livello, che riesca a raggiungere la maggioranza che è richiesta, ma soprattutto che riesca a mettere d'accordo tutte le forze politiche. Sarebbe una sciagura, secondo lei, Ministro, una fine anticipata della legislatura? Se si andasse a votare in primavera, a quel punto salterebbero anche i referendum, compresi quelli sulla liberalizzazione della cannabis? Sicuramente ci sarebbero una serie di problematiche legate anche a tutte le scadenze che abbiamo in termini di attuazione delle progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io credo che un po' si stia discutendo poco degli effetti che avrebbe un'elezione anticipata rispetto a quel tipo di progettualità, a tutte le scadenze che abbiamo con l'Europa da rispettare, perché quei progetti non è che li facciamo per noi partiti o per noi movimenti o per chi sta all'interno del governo, ma li facciamo per il Paese, e se non li rispettiamo sappiamo benissimo che quei soldi non arriveranno. Dall'altro lato mi sento di definirla una sciagura, voglio dire, sono cose che possono assolutamente capitare, sicuramente avrebbero anche un impatto sui referendum che si dovrebbero tenere in primavera, sarebbe indubbiamente spiacevole, però può capitare, voglio dire, la politica ci ha abituato anche alle crisi di governo in pieno agosto, nei mesi che insomma, non ci stupiamo la più precedenza di ci insegnava a essere finestre impossibili nelle quali aprire crisi di governo. Grazie ministra Dadone, ancora buon lavoro per la conferenza che aprirà a Genova, abbiamo con lei.